sia, fa un atteggiamento. Perché se qualcuno apre la porta, un cliente apre la porta, io sto lavorando, ma mi giro e dico buongiorno, tu lo devi ascoltare, buongiorno, io a chi mi rivolgo? A lui. Quindi il responsabile dovrebbe essere perlomeno il primo, l'unico, il solo, l'assoluto che assolutamente saluta con il cliente che entra. Ok, poi se non salutano gli altri, la sera dicevo, belli miei, i clienti quando entrano si salutano. Ma lui ha la responsabilità assoluta di farlo. Quindi buongiorno, e io già ho le idee chiare su con chi devo parlare. Ok? Quindi l'atteggiamento nostro comunica, il nostro abbigliamento comunica tutto. Qualsiasi cosa facciamo comunica. Il cliente che entra, se c'è da aspettare, dice c'è molto da aspettare, sì, una mezz'oretta, ok, va bene, aspetto, va bene, ok. Ma al di là delle cose talmente scontate e banali, che sono talmente banali che magari qualcuno non le fa, ma fanno una differenza in una maniera assoluta, perché inviti il cliente ad accomodarsi nell'attesa. Poi dici quanto devi aspettare? Mezz'ora, ok, aspetto, perfetto. Tutti invitano il cliente ad accomodarsi all'attesa, non un po' troppo, però è normale perché si accomodi, ma all'attesa, c'è bisogno di aspettare, si accomodi pure, tra mezz'ora la serviamo. Ci arrivo. Tutti veramente diciamo al cliente si accomodi pure in attesa, o la verità, perché non lo dite tutti, se no non eravate qua. Eh? Ok, non tutti, e non a tutti, però si fa, bisogna farlo. Non a tutti. Vabbè, c'è cioè, bisogno di aspettare se accomodi pure in attesa. Oh, attenzione, io so quello che si fa. Non è che io lo faccio, eh. Perché a tutti scappano le cose, eh. Cioè, non sono mica quello che c'è nel negozio, se no è un museo, mica è una barberia. Ok?